Paolo Stringara non l'aveva sognata di certo così la prima al Lamberti. Con il Giulianova occorreva la vittoria e il tecnico toscano alla vigilia ne era consapevole. E invece alla fine, contro la giovanissima formazione di Bitetto, a proposito, un esempio da seguire, ha dovuto accontentarsi di evitare la sconfitta. Per Stringara non si può parlare ovviamente di bocciatura, sarebbe patetico il solo pensiero, visto che ha potuto studiare e lavorare sul campo soltanto 5 giorni, tempo troppo risicato per farsi compiutamente un'idea sull'organico a disposizione. Un esordio il suo in chiaro oscuro, in alcune cose ha convinto, in altre meno. Di positivo è il modulo scelto in avvio di gara. Il 4-3-3 è uno spartito che ha fatto le fortune di Campilongo prima e di Camplone poi, che conosce a menadito buona parte della squadra e che con Favasuli e Tarantino, indisponibili domenica scorsa, diventerà ancora più efficace nella fase offensiva. Intuizioni felici anche lo schieramento di Bacchi in mediana e la posizione di Skeiter, che spostato a destra ha potuto cercare con maggiore insistenza le percussioni centrali e non soltanto l'affondo sulla corsia laterale. Sul quel lato lo stesso Maiorano si è proposto con continuità. Il gol realizzato nel finale ha anche premiato la scelta di tenere in campo Vincenzo Varriale per tutti i 90 minuti. Di contro, il tecnico di Orbetello ha stupito tutti già al momento della lettura delle formazioni, relegando in panchina Sorrentino e Turienzo e preferendo Pozza a Grillo. Un cambio in un reparto, la difesa, che era stata una delle note liete della precedente gestione. Pozza ha mostrato impacci fin dal primo tempo e la sua uscita dal campo è apparsa tardiva. Si è atteso il raddoppio del Giulianova e poi anche l'ennesimo errore del terzino, decisamente in giornata no, che ha costretto al giallo Farina, un cartellino pesante che gli farà saltare la delicata trasferta di Foggia. Non ha convinto neppure il doppio cambio con l'uscita del duo Bacchi-Maiorano per far posto a Cruz e Bacchiocchi e il conseguente passaggio al 4-2-3-1. La squadra ha perso le geometrie e si è affidata quasi esclusivamente alle azioni personali di Skeiter, tornato ai livelli che conoscevamo, e ai lunghi lanci, uno dei quali alla fine ha premiato Varriale, ma con una buona dose di casualità e di fortuna, elementi sui quali bisognerà pure fare affidamento, ma con la dovuta parsimonia.